Siamo in collegamento con il nuovo sindaco di Colere, Gabriele Bettineschi. Nei giorni scorsi è stata nominata la giunta. Chi l'affiancherà in questo mandato? Innanzitutto buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, venerdì scorso abbiamo avuto il primo consiglio comunale di insediamento e nella mia giunta avrò come vice sindaco Belingheri Leandro e come assessore Piantoni Ruggero. Ora il vice sindaco si occuperà gli ho attribuito la delega di turismo e sport, mentre all'altro assessore Piantoni Ruggero ho attribuito le deleghe ai lavori pubblici e rapporti con il personale. Sono state affidate deleghe anche ai consiglieri. La nostra idea era quella comunque di coinvolgerli tutti al di là delle deleghe ufficiali. Le deleghe ufficiali che ho dato ai consiglieri sono le seguenti. Abbiamo Belingheri Federica con la delega alle politiche sociali, poi Bendotti Patrizia, cultura e istruzione, Belingheri Mattia, politiche giovanili e infine Bettineschi Livio, rapporti con le associazioni e associazioni di volontariato. Primi passi per la nuova amministrazione comunale. State lavorando per qualcosa in particolare già in questi primi Beh, giorni? sì, la prima cosa subito dalla prima settimana, dal giorno dopo in cui sono stato eletto, abbiamo dovuto prendere in mano la situazione della scuola perché c'è in corso la ristrutturazione dell'edificio delle scuole elementari e in questo periodo, proprio antecedente alle elezioni, i lavori si erano fermati, si erano arenati per cause ancora non meglio definite. Comunque, ho preso in mano la situazione, abbiamo convocato sia l'impresa appaltatrice che diciamo, lo studio di progettazione che sta seguendo anche la direzione lavori e gli abbiamo dato, insomma, abbiamo cercato di capire la situazione e abbiamo messo sul piatto le nostre richieste. Tant'è che da lunedì di questa settimana, dal 5, sono riprese le lavorazioni. E da quanto ci è stato detto, ci hanno garantito che entro la fine di questa settimana sarà tutto finito e anche internamente stanno lavorando. Quindi io credo che per la prossima settimana vedremo già lo smontaggio dei ponteggi. Quindi è una cosa che comunque ci dà soddisfazione, anche perché i ragazzi adesso sono presso un altro edificio che non ha prettamente la destinazione di scuola e quindi è nostra premura fare in modo che loro possano rientrare al più presto nel loro edificio adibito a questa funzione, insomma.